ovviamente favorita come la Val di Ceppo, in posizione migliore in classifica, ma Sisi che ha conquistato il primo possesso con Alessandri che vuole andare fino in fondo. Alessandri può ripartire, palla fuori per Provvidenza, da tre punti, dall'angolo! Inizio per Sisi, abbiamo detto, un inizio che parte soprattutto dalla fase difensiva. Ora qua, però, attenzione perché qua c'è l'anticipo di John David Ratt che solo va a concludere. La Val di Ceppo che cerca di limitare l'attacco di Angel Pechino, che però John David Ratt, che serve ancora Filippo Speziali, che gioca l'Ambrosino, finta e ritorna sul centro, Eurostep larghissimo, ora Ambrosino dall'ala cerca la bomba e la trova, vuole giocare l'uno contro uno verso il centro, batte l'uomo e va a qua Alessandri, prova ad andare fino in fondo con un Eurostep, ora palla sotto per Capezzali, dalla Provvidenza può ripartire, lancia subito il contropiede per Capezzali che qui John David cerca il mismatch con un crossover bellissimo, ora qui Capezzali smarcato da tre punti, la va a segnare, prende la palla e ricominciare l'attacco con Matteo Orlandi che mette la bomba, ecco sotto per Capezzali che si apre con la sua solita giocata, ora Mesca da sotto, Tommy Raimundo capitano che vuole passaggio in angolo per Jack Anastasi, conclusione difficile, ma la Ceppo che la va a dare ad Ambrosino che vuole il canestro sotto, ancora Angel, arresto e tiro da due punti, qui il Mesk prova a sfruttare il pick and roll con una velocità pazzesca, invece no, fuori per Fitchko che poi batte l'uomo, va fino in fondo, si prende le one, bello, qua il taglio di Guido Provvidenza. Bellissima la palla per Edoardo Casuscelli che vuole la bomba dall'angolo. Casuscelli vuole il tiro da tre punti. Vuole attaccare, la dà al numero 3 Meschini. Step back ancora da tre punti, ancora una volta. Angel qua, Ambrosino se la va a riprendere. Poi riguadagna anche il rimbalzo offensivo e poi ricevuto da Meccoli, la da fuori per Angel Pechinov, lasciato libero Angel, l'Angel Pechinov che finta il tiro da tre punti, vuole andare, va fino in fondo con Umberto Meschini con un tiro difficilissimo da tre punti, ora Alessandri la da fuori per Angel in allontanamento che vuole andare a giocare il bismatch contro Capezzali, se lo va gli viene rubata palla di Ambrosino, ora Fitchko con una magia vuole andare fino in fondo in cost to cost e invece no, attacca sul fondo, va semplice a canestro sul fondo, dalla palla bellissima sotto per Tommy Raimundo, Umberto Meschini senza dubbio il migliore di questo terzo quarto, data subito sotto per Capezzali, Tommaso che cerca il contatto in questo caso Edoardo Casuscelli che però qui perde palla e allora Angel può andare fino in fondo con una scena. Umberto Meschini la vuole dare sotto per Tommy Raimundo che si va a prendere le one con un cambio dietro la schiena, prova ad attaccare verso il centro che poi cerca il backdoor di Capezzali, Giacomo che ratta, ancora Fitchko vuole andare sul fondo, finta il passaggio e poi va, quelli che erano i tiratori più attesi da una parte e dall'altra, ossia Provvidenza. Attenzione. Qua Angel prova ancora la conclusione da tre punti, essere un po' più alto. Qua Anastasi prova la conclusione da tre punti, John David Ratt tenta l'affondo, la dà fuori per il solito pick and pop che va con un euro step in fondo, la palla non entra, finisce così questo match 80-62. La Val di Ceppo prevale sulla Virtus Assisi e continua il suo percorso.